Sono stati lasciati indietro dall'evoluzione e lottano per sopravvivere. Questi scimpanzé non vivono nella fitta vegetazione, ma in terre più aspre, dove la foresta cede il passo alla boscaglia e all'arida savana. Un luogo molto simile a quello dove i nostri primi antenati hanno letteralmente mosso i primi passi della storia umana. Anche questi scimpanzé hanno fatto grandi progressi. Amano fare il bagno nel pomeriggio, si rifugiano nelle caverne e vanno persino a caccia di altri mammiferi, con le lance. Cosa possono dirci sulle nostre origini e su noi stessi? Dopo il drammatico salvataggio di un cucciolo rapito, l'antropologa Jill Prince e i suoi incredibili scimpanzé stanno per riscrivere la storia e ridefinire i confini tra la scimmia e ciò che chiamiamo essere umano. È quasi mezzogiorno nella selva boscosa del Senegal, Africa occidentale. La temperatura già raggiunge i 45 gradi all'ombra. Questo è un luogo dove nessun primate sano di mente, uomo o scimmia che sia, vorrebbe vivere. Ma questi scimpanzé non hanno scelta, come del resto forse non l'hanno avuta i nostri antenati. L'antropologa Jill Pritz si alza prima dell'alba per seguire pazientemente i primati più affascinanti del mondo. Non fa altro da 9 anni. Questi animali riescono a muoversi senza fare il minimo rumore. Il vero motivo per cui ho scelto Fongoli per i miei studi è la sua totale diversità da ogni altro habitat popolato da scimpanzé. Ci sono piccole macchie di vegetazione, quindi è un'alternanza di bosco e savana. Sapevo che ciò avrebbe prodotto variazioni nel comportamento, ma quel che ho visto ha superato ogni mia aspettativa. Alcune delle scoperte di Jill hanno messo in discussione le conoscenze scientifiche sugli scimpanzé, ma anche le teorie sull'evoluzione umana. Tutto ha avuto inizio tra i 5 e i 7 milioni di anni fa. Il clima terrestre diventava sempre più freddo e secco e la foresta pluviale dell'Africa centrale iniziava a ritirarsi. In quel momento, la misteriosa creatura da cui discendono sia l'uomo che lo scimpanzé, il nostro remoto comune antenato, fu costretta a scegliere: rifugiarsi nel cuore della foresta o condurre un'esistenza più dura, dove la foresta lasciava il posto alla savana, in luoghi come questo. Nei secoli, ognuno ha preso la propria strada. Alcuni hanno continuato a spostarsi su 4 zampe, altri, per motivi ancora in parte ignoti, si sono alzati in piedi. Qui gli scimpanzé fanno cose che non ci si aspetterebbe da loro, come cercare rifugio nelle caverne. È raro vedere questi animali nelle grotte, ma qui a Fongoli sembra la regola. La temperatura è 6 gradi più fresca rispetto a quella esterna, anche all'ombra degli alberi. E in un luogo dove ogni giorno si lotta per sopravvivere, 6 gradi possono fare la differenza. A Fongoli, stando seduta all'ingresso di una caverna, abbiamo un osservatorio privilegiato su questa comunità di scimpanzé. Abbiamo imparato che quando Iopakon, il maschio dominante, arriva, esegue una specie di rituale prima di prendere posto nella grotta. E la tensione salirà quando Lupin, un maschio intraprendente, attirerà l'attenzione gettando qualcosa nella caverna e spingerà gli altri maschi ad uscire.
La scena richiama alla mente quelle ricostruzioni un po' datate sulla vita del nostro progenitore, l'uomo scimmia. Ma potremmo anche ricavarne utili informazioni su noi stessi. È la prova di quanto l'ambiente possa influenzare lo sviluppo di alcuni comportamenti tipici di queste scimmie. E credo che sia interessante anche per ricostruire la vita dei primi ominidi, che, come sappiamo, usarono le caverne come primo rifugio. Passata la confusione, una femmina e sua figlia tornano nella caverna per riposare. Sono entrambe vive e ancora insieme, e già questo è quasi un miracolo. Amy, che ormai ha circa un anno, gioca con dei rami, mentre la madre, Tia, riposa. Eppure questa pacifica e serena scena familiare sembrava impossibile appena un mese fa, in seguito a una terribile scoperta. Tutto comincia all'inizio del 2009 e per Jill è subito un incubo. Il suo capo progetto scopre in città un piccolo di scimpanzé, forse destinato ad essere venduto. Mentre una sconvolta Jill si precipita a Fongoli dagli Stati Uniti, i suoi collaboratori convincono i locali a restituire il piccolo. Jill e la sua equipe sono determinati a reintrodurre il cucciolo in libertà. Ma sarà possibile solo se la madre è ancora viva. E di solito, per rapire un cucciolo, bisogna uccidere la madre. Jill deve ritrovarla, e in fretta. Stavo camminando non molto lontano da qui. Non sentivo gli scimpanzé, ma all'improvviso Carmoco ha attraversato la strada ed è stata la cosa più bella che potesse capitarmi. Ho avvertito Johnny che gli scimpanzé erano lì e subito dopo ho visto Tia, una femmina adulta senza cucciolo. Solo allora Jill capisce che si tratta della madre di Amy. Forse c'è ancora speranza. Recuperano Amy e tornano dagli scimpanzé. La sistemano in una borsa e la portano il più vicino possibile a un albero di fico dove gli scimpanzé stanno mangiando. Finalmente un giovane maschio orfano di nome Mike li nota. Mike è molto curioso. Credo che ami guardare gli esseri umani più di molti altri scimpanzé ed è stato lui ad accorgersi di noi. E quindi ci siamo allontanati. Amy è rimasta nella borsa. Poi, quasi subito, Mike è salito sulla collina. Si è tirato su, come fanno gli scimpanzé quando vogliono che i cuccioli vadano da loro. La piccola si è lanciata tra le sue braccia, lui l'ha presa e l'ha portata con sé. Amy lanciava degli urletti. Credo che fosse emozionata. Mike è salito subito sull'albero di fico. Tia a quel punto era scesa a terra. Allora Mike le ha portato Amy e lei l'ha abbracciata. Tutti gli scimpanzé sono scesi a vederla. Quindi non potevo più osservarla, ma riuscivo a sentire tra tutti quegli scimpanzé un debole grugnito. Era il suo saluto. Poi Johnny e Michelle sono tornati a Kedogu. È solo l'inizio del miracolo. Tia, che è rimasta ferita durante l'incidente, si trascina penosamente e non riesce a tenere in braccio Amy. Allora Mike arriva di nuovo in suo aiuto. Comincia a portarla al posto di Tia. E lo fa per 2 giorni, finché la madre non recupera le forze. Si direbbe un comportamento altruista, un tratto tipico dell'essere umano. Mike non è imparentato con Tia. Un maschio adolescente non si comporta così con un estraneo. Credo che il rapporto tra Mike, Tia ed Amy si presti a molte interpretazioni e sia un'occasione per ripensare il modo in cui definiamo noi stessi e ci distinguiamo dagli altri animali.
È l'inizio di un'esperienza che riscriverà la storia degli scimpanzé di Fongoli e la nostra. Le piogge quest'anno tardano ad arrivare, complicando la vita degli scimpanzé di Fongoli e degli esseri umani. Nonostante il caldo, gli scimpanzé non perdono la loro indole, specialmente i cuccioli e i giovani. E c'è sempre tempo per giocare. Intanto i maschi adulti si mettono in mostra. Ma sono le femmine di scimpanzé di Jill che hanno sconvolto la comunità scientifica, minando un'altra certezza sull'uomo. Vanno a caccia e con le lance. Questa è la loro preda. I galagoni sono piccoli primati che cacciano di notte, mentre di giorno si rifugiano nelle cavità degli alberi. E lei è Tumbo, campionessa di lancio del giavellotto e loro nemico giurato. Nel 2007 Tumbo è stata filmata mentre infilava un bastone appositamente appuntito nella cavità di un albero. Quindi si è seduta a gustare la carne del galagone che aveva cacciato con l'arma da lei stessa costruita. Un momento memorabile. È un evento di straordinaria importanza. Sono i primi scimpanzé che utilizzano delle armi nella caccia. Non ci saremmo mai aspettati di riscontrare questa abilità che abbiamo sempre attribuito alla nostra specie. La notizia che questi scimpanzé cacciano con delle armi suscita molto interesse tra gli scienziati, ma anche scetticismo. Gli scimpanzé cacciatori di Fongoli sono affascinanti e mi hanno subito interessato. È incredibile che usino degli utensili finalizzati alla caccia. Si tratta di due passaggi fondamentali dell'evoluzione umana. Prima di questa scoperta, la capacità di cacciare usando degli utensili era considerata una prerogativa umana, uno dei nostri tratti distintivi. Altri non sanno come interpretare questo comportamento, ma escludono che si tratti di una forma di caccia. È più una ricerca. Trovano un foro e ci infilano un ramo per vedere cosa c'è dentro. Gli scimpanzé lo fanno abitualmente. Si può parlare di caccia quando avvistiamo una preda e la inseguiamo. Dal suo punto di vista, Jill è convinta, in base alle sue osservazioni, che si tratti chiaramente di caccia e non solo di una ricerca. Non è solo una ricerca quella che fanno. Infatti, il più delle volte cercano di colpire la preda. Si vede un movimento violento, come se volessero infilzare. Infatti, ho detto che mi ricorda la scena della doccia in Psycho. Forse è così che i nostri antenati hanno cominciato a cacciare, con lance di legno? Dato che il legno raramente si fossilizza, le possibilità di trovare dei resti sono praticamente nulle. E l'idea che l'uso di utensili risalga così indietro nel tempo non è accettata da tutti. Ma forse gli scimpanzé di Jill ci apriranno una finestra su questo antico passato, tra i 5 e i 7 milioni di anni fa. Provare che le femmine di Fongoli sanno veramente cacciare non è semplice. Di solito Jill segue i maschi e non vuole che le femmine si abituino alla presenza umana. Il rapimento di Amy dimostra quali siano le possibili conseguenze. Quindi non è ancora riuscita a filmare un'intera scena di caccia. Ovviamente questi scimpanzé non sono consapevoli delle possibili implicazioni della loro vita quotidiana. Il modo di rapportarsi, l'uso delle caverne e la caccia con le lance non sono che l'inizio della loro straordinaria avventura. Jill si alza prima dell'alba, quando gli scimpanzé dormono ancora. Non vuole che la lascino indietro.
Ogni giorno Jill e la sua equip si dividono per seguire un esemplare maschio a testa. Non vogliono farsi vedere troppo dalle femmine con i piccoli. Sono soprattutto le femmine a cacciare. Ma pur seguendole di meno, Jill e gli altri hanno già assistito a più di 90 scene di caccia con la lancia. Ma ora c'è una novità. Hanno visto dei giovani maschi tentare questa esperienza in prima persona. Oggi Jill segue Mike, lo scimpanzé al quale la piccola Amy deve la vita. È troppo tardi per filmare la sua caccia con la lancia. Ha però lasciato dietro di sé un indizio inequivocabile, la sua arma, infilata nel foro di un tronco. Sembra che Mike abbia inavvertitamente lasciato la sua lancia in un albero. Ed è una cosa rara, che succede una volta su 10. Ora Johnny va su a prenderla. È più bravo ad arrampicarsi. Johnny Dondo Cante, il capo progetto di Jill, non è solo un maestro dell'arrampicata, ma anche un vero esperto di scimpanzé. È lì? Lo butto? Ecco l'arnese fatto da Mike. È leggermente più corto della media. Di solito arriva fin qui. Ma è robusto. E lo infila come un pugnale in quelle cavità. All'inizio dell'anno, Jill ha ripreso Fanta, una giovane femmina di 4 anni, che tentava goffamente di cacciare da sola. Questo può darci un'idea di come agiscano le femmine adulte. Finora le più giovani non sembrano avere la stessa dimestichezza. A volte Jill si imbatte in quella che sembra essere la scena di un crimine. Oggi è una lancia con tracce di pelo di una potenziale vittima. Ha peli di galagone sulla punta. Sì, appena un ciuffo. Ed è evidente come ne abbiano adattato le estremità. Seguendo il sentiero, trova tracce ancora più macabre. Una mandibola di galagone. La carne è un lusso da queste parti, specialmente per le femmine. I maschi cacciano a mani nude e di solito non dividono. Ecco un'altra fonte di proteine al centro di molti studi sugli scimpanzé. I termitai. La piccola Amy si è completamente ripresa dopo il suo rapimento e non sembra troppo interessata alle termiti. Invece, sua cugina Teva, di 2 anni, già studia i movimenti degli adulti. Stanare termiti è pratica comune tra gli scimpanzé, ma ogni branco usa i propri strumenti e le proprie tecniche che appartengono alla loro tradizione, alla loro cultura. Una cultura degli scimpanzé. Può sembrare un azzardo. Amiamo pensare alla cultura come il punto più alto dell'evoluzione umana: arte, storia e scienza. Ma in antropologia il termine cultura indica semplicemente la trasmissione di alcune conoscenze da una generazione all'altra. La piccola Teva, in maniera consapevole o meno, si impegna per assimilare la più importante conoscenza della sua specie. Di solito gli scimpanzé non padroneggiano questa tecnica prima dei 4 o 5 anni, ma oggi Teva ottiene un primo risultato. L'idea di una cultura degli scimpanzé, un tempo impensabile, sta oggi prendendo piede tra i primatologi. In tutta l'Africa, gli scimpanzé usano metodi diversi per aprire noci e frutta. Alcuni si servono di bastoni come martelli, altri di pietre.
A Fongoli, gli scimpanzé battono i frutti di baobab contro rocce o alberi. Pratiche come la cosiddetta pesca delle termiti sono comuni quasi ovunque. Presso alcune comunità mangiano delle piante medicinali se sono malati, trasmettendo l'informazione che la medicina più amara può farti stare meglio. Come nelle nostre comunità, anche gli scimpanzé hanno tradizioni sociali. C'è questo singolare rito della toletta. Due esemplari si aggrappano allo stesso ramo, stringendosi le mani, poi si spulciano a vicenda. Una delle attività più singolari è detta leaf clipping. Prendono una foglia e ne strappano dei pezzetti a morsi, producendo suoni diversi per attirare l'attenzione degli altri. Ma il significato dei richiami varia in base al luogo. Presso alcune popolazioni è un invito per le femmine. Qui a Fongoli è un alto là per gli altri maschi. Oppure un modo per comunicare la propria eccitazione, ad esempio per un bell'albero da frutta. È un segnale, ma serve anche a comunicare eccitazione, ad esempio per il cibo. Gli scimpanzé sono facilmente eccitabili. Qui a Fongoli questa pratica porta a stravaganti scatti d'ira nei maschi. Le tradizioni vengono trasmesse dagli adulti ai piccoli. Un flusso di conoscenza che un tempo consideravamo una prerogativa umana. Finora nessuno sa dire da quante generazioni gli scimpanzé si tramandino questo sorprendente bagaglio culturale, specialmente l'uso degli utensili. Per molto tempo i ricercatori hanno sostenuto che questa abilità derivasse dall'osservazione dell'uomo. Poi, in un'altra parte dell'Africa, qualcuno ha tentato un approccio più radicale, con un esperimento che lega archeologia e primatologia. E questo ha cambiato tutto. Nella foresta di Tai, in Costa d'Avorio, i primatologi da decenni hanno osservato che gli scimpanzé si avvalgono di pietre come martelli e incudini per aprire le noci. Recentemente il primatologo Christoph Bösch e l'archeologo Julio Mercader hanno deciso di scavare alla ricerca di analoghi utensili usati in epoche precedenti. È il primo caso di archeologia applicata allo studio dei primati. E hanno trovato proprio quello che cercavano in sedimenti vecchi di 4.300 anni. Sono più di 200 generazioni, praticamente l'età della pietra. È la prova che questi scimpanzé non hanno appreso l'uso degli utensili dall'uomo. All'epoca non c'erano insediamenti umani nella foresta di Tai. Per altri, questa scoperta apre scenari ancora più sconvolgenti. L'uso di utensili di pietra potrebbe risalire a quel periodo cruciale in cui gli antenati dell'uomo e dello scimpanzé presero strade diverse. Gli scimpanzé usano utensili di pietra e anche i progenitori dell'uomo hanno cominciato da utensili di pietra, quindi è un comportamento comune. È possibile che risalga alle origini della specie fino ai nostri comuni antenati. C'è un problema. I più antichi utensili in pietra, come questi, creati dall'uomo, risalgono a 2.500.000 di anni fa. I nostri comuni antenati vissero tra i 5 e i 7 milioni di anni fa. Dove sono gli utensili che si collocano nei milioni di anni intercorsi? Harris crede che siano qui, ma non sono stati ancora trovati, perché somigliano troppo a comunissime pietre. Con l'aiuto di alcuni studenti, imita l'uso di questi utensili da parte degli scimpanzé. Spera così di individuare i segni che distinguono i reperti dalle comuni pietre.
Si vede chiaramente che sulla pietra resta un incavo, come una tacca, che ai miei occhi risalta nettamente rispetto alla superficie del resto della pietra. Una volta ricavato questo modello di riferimento, si recano nei siti dove sono stati rinvenuti i resti dei nostri antenati, alla ricerca delle pietre che potrebbero riscrivere la nostra preistoria. È un lavoro senza precedenti, siamo, dovrei dire, all'avanguardia, ma in realtà ci rivolgiamo al passato più remoto per questi studi. Sono convinto che troveremo questi antichissimi utensili. L'idea che questa capacità risalga a un passato così lontano inizia a prendere piede tra gli scienziati. Un giorno, forse, troveremo altri siti come quello studiato da Mercader in Africa occidentale. E ciò proverebbe che l'australopiteco usava utensili di pietra. È certo che l'uso di utensili risalga ai nostri antenati comuni. Gli antropologi Cricket Sands e David Morgan hanno studiato per decenni gli scimpanzé del remoto triangolo di Gualugo, nella Repubblica del Congo. Sperando di filmare comportamenti legati all'uso di utensili, hanno collocato delle videocamere nascoste nei pressi dei termitai. Le immagini riprese hanno superato ogni aspettativa. Nonostante il tentativo di mimetizzare le videocamere, gli scimpanzé le hanno scoperte quasi subito, utilizzando persino degli utensili per saggiarle. Ma la scoperta più sorprendente è stata che gli scimpanzé di Gualugo non hanno solo questi semplici utensili, ma un vasto assortimento. E ciò riduce ulteriormente la distanza tra uomo e scimmia. Dopo aver scelto dei bastoncini spessi e altri più sottili, li portano con sé verso i termitai e li usano in successione. Afferrano il bastone più spesso con entrambe le mani e a volte usano un piede per fare leva. Una volta aperto un passaggio nel nido, tirano fuori il bastone e lo annusano per sentire se hanno trovato delle termiti sottoterra. Se la ricerca ha avuto successo, prendono uno stelo, lo infilano nel foro ed estraggono le termiti. Gli scimpanzé dell'Africa centrale sono molto golosi e per la raccolta del miele usano tecniche ancora più sofisticate. Di recente uno studioso ha scoperto non meno di 5 diversi utensili nei pressi di un alveare. Battono con un bastone sull'alveare per aprirlo. Una volta aperto, non riuscendo ad arrivarci con le mani, fabbricano una specie di sonda curva da infilare dentro. Oppure una sorta di piede di porco, per aprirlo meglio, facendo leva. Vedere questi arnesi utilizzati in successione è emozionante. Uno scimpanzé che realizza utensili diversi, li porta con sé al termitaio o all'alveare e li usa in sequenza con diversi scopi, mostra una consapevolezza e una capacità organizzativa impressionanti. Un tempo ciò era ritenuto fuori dalla portata delle capacità mentali di qualsiasi animale, escluso l'uomo. L'uso di una serie di utensili non fa che dimostrarci come la mente degli scimpanzé non si limiti a rispondere ad un bisogno immediato, ma operi in maniera più creativa. È la prova di un'abilità cognitiva relativamente avanzata. Per Jill, i filmati di Cricket e Dave sono una rivelazione. Ora andrà alla ricerca di un analogo kit di utensili tra i suoi eccezionali scimpanzé. Ma prima vuole filmare la prova decisiva della più straordinaria capacità strumentale e organizzativa dei suoi scimpanzé. Una caccia completa, dalla fabbricazione dell'arma fino all'uccisione della preda. Fortunatamente all'orizzonte si addensano le nubi. Inizia la stagione delle piogge. Nelle prossime settimane Jill avrà l'occasione migliore per filmare le sue amazzoni a caccia. Con molte settimane di ritardo, finalmente il cielo si apre, riversando vento e pioggia sulla savana boscosa di Fongoli.
l'acqua cambia immediatamente il paesaggio, ravvivando il verde ormai sbiadito di erba e alberi. Avanza come una forza aliena nelle gole asciutte. E angoli molto speciali cominciano a riempirsi d'acqua. Jill crede di sapere dove andranno oggi i suoi scimpanzé. Dopo 6 mesi di caldo soffocante, tutti muoiono dalla voglia di fare un bel bagno. Questo è lo stagno di Sokoto, un luogo dove gli scimpanzé di Fongoli infrangono ancora una volta gli schemi attribuiti alla loro specie. Il primo ad arrivare è un giovane maschio. Sta sfruttando la possibilità di avere l'acqua tutta per sé, perché quando arriveranno i maschi adulti, verrà allontanato nelle pozze più piccole. Ognuno ha il suo modo di entrare in acqua. Ci vuole metodo e pratica anche per immergere un piede. Per molto tempo si è pensato che gli scimpanzé detestassero l'acqua. Dopo anni di studi sappiamo che non hanno una vera paura dell'acqua, ma semplicemente non la amano. A Fongoli invece la adorano. Frito è un adolescente molto vivace, uno dei preferiti dai ricercatori, e va pazzo per l'acqua. Frito ha una particolare predilezione per l'acqua, ma i maschi adulti non lo lasciano entrare. Possiamo osservare una pozza per ore. Ci sarà sempre qualche scimpanzé che entra ed esce. E non ti aspetteresti di vedere degli scimpanzé che amano tanto l'acqua. Mentre osserviamo gli scimpanzé di Jill che si godono il loro bagno pomeridiano in modo così simile a noi, viene naturale domandarci cosa esattamente distingue l'uomo dalla scimmia. L'idea che utensili, caccia e trasmissione della cultura siano esclusive prerogative umane ne esce completamente ribaltata. Resta l'ipotesi che l'uomo sia l'unico essere pensante, ma il nostro cervello si è sviluppato milioni di anni dopo che ci siamo divisi dagli altri primati. Lo studio dei fossili dimostra che, a parte alcune differenze nei denti, esisteva una sola grande distinzione. I nostri antenati stavano in piedi. I primi ominidi, gli australopitechi, si sarebbero sentiti a casa in un luogo come Fongoli. Credo che l'australopiteco dovesse somigliare a uno scimpanzé in posizione eretta. Aveva la testa un po' diversa, il muso più schiacciato, gli arti leggermente più proporzionati, ma la taglia era simile a quella degli scimpanzé. E osservando uno scimpanzé che sta in piedi da una certa distanza, potrebbe sembrarci un australopiteco. Ma perché mettersi in piedi? La domanda ha tormentato per generazioni gli studi sull'evoluzione dell'uomo e ha portato alle risposte più diverse. Esistono molte teorie. Forse ci sono tante teorie quanti sono i paleantropologi a questo mondo. Ed è uno dei motivi per cui lo studio di Fongoli è tanto importante. L'habitat è simile a quello dove i nostri antenati si misero in posizione eretta, muovendo i primi passi nella storia dell'umanità. Una delle prime teorie sul bipedismo, secondo cui gli ominidi si sarebbero alzati su due zampe per scrutare oltre l'erba delle pianure del Serengeti alla ricerca di grosse prede, è stata abbandonata. Le scoperte sui primi ominidi indicano come questi non fossero in grado di cacciare grandi animali. Inoltre, vivevano in boscaglie simili a quella di Fongoli, non nell'aperta savana. Tuttavia, per trovare il cibo in questa macchia, bisogna camminare molto. La camminata bipede è sorprendentemente efficiente anche a bassa velocità rispetto all'andatura a quattro zampe degli scimpanzé e dei nostri antenati comuni.
alzarsi in piedi fu semplicemente un modo per risparmiare energia. Considerando che gli scimpanzé si mettono spesso in posizione eretta durante le schermaglie tra i maschi, si ipotizza che il fenomeno avesse funzioni sociali per intimidire gli altri maschi o mettersi in mostra con le femmine. O ancora per avere le mani libere e portare il cibo alle femmine occupate con i cuccioli. A Fongoli, Jill vede spesso gli scimpanzé sollevarsi per raggiungere il cibo in alto, sia da terra che sui rami degli alberi. È una caratteristica che risulta utile in una savana boscosa, mentre servirebbe a poco nella foresta pluviale, dove la frutta è a 25 metri d'altezza e bisogna arrampicarsi per raggiungerla. L'idea che l'atto di alzarsi per afferrare i frutti preceda la postura eretta convince molti. Il vantaggio per un quadrupede di diventare bipede è che può raggiungere del cibo che gli sarebbe precluso se restasse a quattro zampe. In presenza di alberi bassi, può raggiungere con le mani i frutti meno vicini al terreno. Ma c'è un problema. Per milioni di anni, i nostri progenitori hanno continuato ad avere mani e spalle adatte per una vita sugli alberi. Seguendo questa ipotesi, è probabile che i maschi abbiano monopolizzato la raccolta dei frutti dal terreno, costringendo le femmine e i più piccoli a salire sui rami per procurarsi il cibo. E ciò spiegherebbe le caratteristiche arboricole dei nostri primi antenati. Ma anche il fatto di mettersi in piedi sui rami, cosa abituale per gli scimpanzé, può aver favorito l'evoluzione dell'anatomia bipede. Tuttavia, la questione è lontana dall'essere risolta. Il chiasso allo stagno di Fongoli suggerisce un'ulteriore possibilità. Secondo altri scienziati, fu l'acqua a farci alzare su due piedi. Il clima si fece più asciutto e la foresta pluviale iniziò a ritirarsi, quindi l'acqua divenne una rarità. L'idea è che questo remoto uomo scimmia abbia avuto la rara fortuna di rimanere in una zona umida, anche quando il clima globale cominciava a farsi più secco e la foresta a ritirarsi. Avventurandosi in acqua, scoprì nuove fonti di cibo, incredibilmente nutrienti, come le radici delle piante acquatiche. Il fatto di cercarle sul fondale o di spostarsi da una sponda all'altra può averlo stimolato a camminare in posizione eretta. Credo che il dover attraversare l'acqua per cercare il cibo o doverlo raccogliere dal fondale abbia finito per stimolare la nostra immaginazione, soprattutto l'idea di raccogliere il cibo dall'acqua stando in piedi per un po' di tempo e riuscire a strappare queste piante deliziose dal fondale fangoso. Camminare a terra, sugli alberi o nell'acqua. Forse non avremo mai una risposta definitiva su quale sia stata la vera origine del bipedismo. Ma dato che questa è la caratteristica peculiare della nostra specie, conviene insistere. Resta ancora aperta la questione fondamentale della caccia. E finalmente, in un giorno di pioggia, Jill e uno dei suoi studenti assistono a una scena che li lascia sgomenti. È Bilbo, un maschio di 25 anni, quindi non una femmina adulta e neanche un adolescente. E sta chiaramente cacciando. Infila ripetutamente e con forza un bastone appuntito in una tana e la violenza dei colpi risuona nella foresta. Poi spezza un ramo dell'albero, lo infila e tira fuori la preda.
un galagone, il suo pasto. Il filmato è mosso, ma l'intenzione è chiara. Questo scimpanzé ha cacciato e ucciso intenzionalmente, con un'arma. In 3 anni, Jill ha visto la pratica della caccia con la lancia estendersi dalle femmine adulte agli adolescenti e ora ai maschi adulti. È possibile che abbia assistito al sorgere di una nuova abilità negli scimpanzé introdotta dalle femmine di Fongoli. Mentre Jill si prepara a lasciare Fongoli fino alla prossima stagione di ricerca, gli scimpanzé stanno per abbattere un'altra barriera che la scienza ha posto tra uomo e scimmia. Durante una delle ultime uscite sulle tracce degli scimpanzé, Jill si imbatte in una delle scene più sorprendenti mai viste in 9 anni di studi. Nicole tiene una lancia con una mano e sua figlia Teva con l'altra. A Teva non dispiacerebbe giocare con l'arma, ma la madre ha un'idea diversa. Nicole dà un paio di colpi in un foro dove evidentemente ha già cacciato. Infatti vi ha lasciato dentro delle lance. Poi lascia l'arma nella cavità e cede il posto alla piccola Teva. Teva comincia a cimentarsi con la lancia nell'albero. Alla fine la spezza. Allora, sorprendentemente, Nicole le prepara un'altra lancia e gliela porge. Teva non la prende. Allora Nicole scende e la lascia nel foro per la prossima lezione. Come volevasi dimostrare, la piccola Teva torna presto e stavolta realizza una lancia con le proprie mani. Nicole sta forse insegnando alla figlia a cacciare? È un momento di svolta nello studio degli scimpanzé. La capacità di insegnare è considerata una prerogativa esclusiva dell'uomo. Si suppone che i piccoli di scimpanzé apprendano solo per imitazione. Allora perché le femmine hanno più successo nella caccia, sviluppano nuove tecniche e si applicano di più? Forse perché non hanno scelta. Nella loro società, i maschi crescono per dominare. Grazie alla taglia e alla forza bruta, monopolizzano tutto il meglio che c'è, specialmente il cibo. Questo può aver spinto le femmine a innovare, a diventare creative, soprattutto in un ambiente difficile come Fongoli. Tutto questo riporta alla questione fondamentale. Cosa possono dirci le Amazzoni di Fongoli sulla nostra origine? Tra i nostri progenitori, è possibile che siano state le femmine a guidare la prima rivoluzione tecnologica, innovando, fabbricando e maneggiando gli strumenti della caccia? Basandoci sui dati raccolti dagli scimpanzé di Fongoli, è probabile che le femmine di Australopiteco siano state più portate all'uso e alla fabbricazione di utensili e quindi più ingegnose e creative dei maschi. Rovescia l'idea accreditatasi a metà degli anni 50, secondo cui l'uso di utensili sarebbe un'attività prettamente maschile, con il mito dell'uomo cacciatore. Invece è perfettamente possibile che fossero le femmine a cacciare. Alla fine dell'estate, la popolazione di Fongoli vive il suo momento migliore.
Frito, il giovane innamorato dell'acqua, si gode la sua passione. Mike si avvicina all'età adulta e ha ogni requisito per diventare un maschio dominante. Tumbo, la star della caccia nella savana, ha avuto il suo primo cucciolo, un maschio di nome Sai. E contro ogni previsione, la piccola Amy cresce bene dopo l'esperienza del rapimento. Amy e sua madre sono inseparabili. La ricerca di Jill ha finito per sfatare molte teorie, ma la storia di Amy resterà l'esperienza più impressa nella sua memoria. Abbiamo avuto tante esperienze a Fongoli, ma nulla mi ha dato più soddisfazione del momento in cui abbiamo riportato la piccola a sua madre. Resterà per anni il mio ricordo più bello, forse di tutta la mia vita. Mentre la stagione di Jill sul campo volge al termine, gli scimpanzé di Fongoli continuano ad abbattere barriere, inconsapevoli della loro natura di pionieri. Dove ci porteranno questi scimpanzé? Continueranno a condurre Jill sul confine che separa uomo e scimmia? Una cosa è certa, hanno ancora molto da dire e ci lasciano tante domande che dobbiamo cominciare a porre a noi stessi.